Quali sono i campanelli d'allarme? Il campanello d'allarme tipico è uno incomincia a svegliarsi nel cuore della notte verso le 2 o le 3 del mattino con la mano informicolata, con un dolore che va verso la spalla, con dei formicoli sempre più fastidiosi e con un'incapacità motoria, per cui le piccole cose, gli oggetti di precisione incominciano a sfuggire dalle mani, tant'è che questo, il tunnel carpale, una volta veniva definito come il crampo dello scrivano, proprio perché dopo un po' che uno usava la penna e oggi usiamo il mouse ad esempio negli uffici o nelle proprie scrivanie, dopo un po' uno sente questo crampo che arriva alla mano che costringe a allentare la presa. Per quanto riguarda i metodi chirurgici, su una patologia molto frequente come il tunnel carpale ho inserito la possibilità di liberare il tunnel carpale con la metodologia endoscopica, cioè un piccolissimo taglietto quasi invisibile, si entra con una sondina come una chirurgia robotica, si entra, si vede dall'interno lo stato del nervo e lo si libera senza incidere la cute. Che tipo di vantaggi dà al paziente? Ma sicuramente la liberazione del tunnel carpale per via endoscopica presenta, con una piccola anestesia locale, un'immediata liberazione del nervo mediano, quindi la risoluzione del dolore notturno, dei formicoli, e una precoce recupero della propria funzionalità, per cui dal giorno dopo il paziente può guidare la macchina, ad esempio, oppure nel breve tempo di 10 giorni riprende le sue ordinarie attività.